Mi chiamo Paolo Mirabella, vengo da Napoli, Italia. Siamo venuti in questa città, a Capo Verde, per, diciamo così, innanzitutto per veramente un amore verso questa terra. Però faccio una premessa. Noi abbiamo avuto il nostro primo figlio, Fabrizio, architetto, che era stato mandato qui dall'Università di Venezia per un lavoro insieme ad altri colleghi architetti e ingegneri a Capo Verde. Ha lavorato qui circa 100 giorni, poi ed è rimasto entusiasta di questa terra, ce ne ha parlato in lungo e in largo. Purtroppo qualche anno fa, diciamo, lui è andato via, è volato in cielo per un motivo, diciamo, di salute. E noi siamo qui su questo posto, su questo complesso, sull'hospice che sta in via di costruzione. Come dire, per rimanere un ricordo in suo onore, diciamo una piccola testimonianza in questa grande costruzione che noi pensiamo possa essere utile non solo, diciamo, moralmente per noi, ma anche per altre persone, diciamo, per aiutare in specie i capoverdiani e quant'altro. Avevamo un contatto con i francescani di Eboli, della nostra città vicino Napoli, e praticamente abbiamo saputo che Padre Ottavio appunto è un francescano. E quindi, sai, domandando in giro, chiedendo e quant'altro, abbiamo saputo di questo grande francescano che faceva tanto per Capo Verde e ci siamo messi in contatto con lui, cercando di, diciamo, che lui ci ha aiutato a stabilire, diciamo, di fare qualche cosa per i capoverdiani. Nel nostro piccolo, ovviamente, perché qui ci sono tante cose da fare e noi cerchiamo di partecipare in minima parte, ovvio, diciamo. Ma proprio come dicevo prima, per rimanere un piccolo ricordo, una testimonianza del nostro caro Fabrizio in questa terra che a lui è piaciuta tanto.